Avvocato, che cos'è la giustizia predittiva? La giustizia predittiva è la giustizia che consente all'utente di sapere come andrà a finire una vicenda giuridica ancor prima di iniziarla. Pertanto avere un quadro chiaro ancor prima di decidere se intraprendere un contenzioso o meno e quindi condurre nella maniera ottimale un'eventuale trattativa. Ma i numeri sono numeri che, come la matematica, danno un risultato positivo? Questa è una domanda che viene posta spesso durante i convegni in tutta Italia che io e il professore Viola frequentiamo, esponiamo questa teoria. Dipende come viene intesa. Da un punto di vista del diritto noi vediamo una legge composta da articoli. Da un punto di vista della matematica quell'articolo può essere una formula. Pertanto se un articolo può diventare formula, tramite un calcolatore che è un algoritmo si può ottenere la migliore interpretazione, che viene chiamata interpretazione perfetta. Oggi è possibile, il mondo del diritto si avvicina sempre di più al mondo della matematica, credo che il 2019 senza dubbio sarà l'anno della giurimetria. Parliamo di giudici perché credo che sia importante, no? Sottolineare anche questo, ma il giudice che fa per decidere su una causa, su una trattativa, deve in qualche modo pensare all'algoritmo? Ma questo algoritmo che si manifesterà in un software ovviamente, altrimenti sarebbe una teoria e basta, è un software che non punta a sostituire né l'avvocato né il magistrato, attenzione, è solo un software d'ausilio non obbligatorio. È chiaro che se il software sarà quel che sarà, cioè un qualcosa di affidabile, sarà interesse dello stesso magistrato, visto anche il carico che oggi c'è in Italia e che non consente di completare in maniera precisa e nei tempi un processo, utilizzare questo software e pertanto dare un tocco di miglioramento e di velocità agli stessi processi. Uno strumento d'ausilio, non uno strumento sostitutivo. Fa parte un po' anche della riforma della giustizia tutto questo? La riforma della giustizia, che al momento non prende in considerazione questo software perché è ancora in fase di realizzazione, punta però a uno snellimento dei processi, sia per quanto riguarda i contenziosi che vengono incardinati, sia per quanto riguarda quelli in corso. Ecco che allora questo strumento può essere molto utile, perché potrebbe consentire agli avvocati, solo successivamente ai magistrati, ma inizialmente agli avvocati, di poter addivenire ad un accordo tra le parti, evitando il giudizio perché potrebbe non convenire alle parti stesse. Velocizza comunque i tempi della giustizia. Velocizza e favorisce gli accordi tra le parti, perché, ripeto, ancora prima di iniziare un giudizio e di affrontare delle spese oggi spesso molto onerose, si avrà già non solo l'esito finale, ma anche la motivazione e su quella studiare come ottenere e far valere la propria pretesa.